Siamo con Erpila Bizzi, seconda stagione che si chiude. Che stagione è stata per te questa? È una stagione bello, purtroppo finito così, però ricordiamo tanti momenti belli da questo campionato. Con Coppa, che era bellissima, finale di Coppa, e anche tante partite con tante emozioni. Diverso di l'anno scorso, anche l'anno scorso c'erano le cose belle, però quando non vinci è pesante, no. Però questo anno è bellissimo. Tu sei un po' la beniamina dei tifosi, perché sei stata qui nella buona e nella cattiva sorte, perché hai conosciuto queste due stagioni, una tra virgolette fallimentare lo scorso anno, questa invece senza dubbio entusiasmante. Ma i tifosi anche l'anno scorso, quando noi non andavamo tanto bene, erano sempre con noi, e per questo devo dire grazie, quest'anno ancora di più, però anche per l'anno scorso. Loro sempre in palazzetto, sempre anche in trasferta per stare vicino a noi, aiutare. Se devi ricordarti un'immagine di questa stagione, il momento più bello di quest'anno, qual è? Tanti momenti, partita contro Cugno in palazzetto di Cugno, che era pieno con tanti tifosi, finale di Coppa Italia, anche se non ho vinto noi, era bella, semifinale di Coppa Italia contro Chieri, che era bellissima, tante partite belle. E secondo anno, ripeto, ad altissimo livello da parte tua, è arrivata anche il premio come atleta dell'anno in Albania, e non mancano sicuramente le chiamate da altri club, magari anche dalla Serie 1, ma quante possibilità ci sono di vederti ancora nella LFM nella prossima stagione? Ma adesso è presto parlare per questa cosa, pochi giorni è finito il nostro campionato, adesso rilassiamo un poco, vediamo come vanno e che offerta c'è, però Mondovì sempre per me qua, perché sono bravi tutti, è una famiglia qua. E come ho detto già con la tua amica Rivero, un saluto per i tifosi, ma soprattutto è un arrivederci quello con i tifosi del Mondovì. Sì, saluto tutti e grazie a tutti per che sono stati sempre vicino a noi, grazie, arrivederci, diciamo. Grazie, in bocca al lupo. Grazie, ciao.